Come dicevo poc'anzi, buongiorno a tutti, mi scuso del piccolo ritardo, voglio ringraziare in primis tutte le forze militari, le forze dell'ordine. Grazie per essere qui perché è un segnale importante. Oggi andiamo a presentare un progetto sulla sicurezza che devo dire sostenuto fortemente da tutti voi. Questi anni ci sono stati tanti inviti a cercare di mettere in campo queste iniziative che diventano fondamentali per il vostro lavoro, ma anche per il nostro lavoro, ma anche perché attraverso queste progettualità si rende più sicura la città, si rende più vivibile e si dà la possibilità anche di migliorare la qualità della vita. Voglio ringraziare ovviamente anche tutte le associazioni di categoria, Confcommercio, Metat, i rappresentanti del mondo della scuola, le associazioni dei cittadini e quindi con i quali ovviamente abbiamo instaurato tutta una serie di rapporti di collaborazione che sicuramente ci aiutano ad avere quel feedback importante che, buongiorno, saluto anche il comandante della cabina di porto, che è qui, e che ci aiutano appunto a costruire una città migliore. Io voglio ringraziare sicuramente il mio assessore, Felice D'Argenzio, che ha saputo confezionare un progetto sulla sicurezza che contempla varie specificità, quindi non solo sicurezza stradale, ma sicurezza urbana, ma anche sicurezza ambientale. E poi ci sarà un altro filone che andremo a presentare successivamente che contemplerà quella che è la sicurezza qualora si metta a calano degli eventi calamitosi. E quindi anche su quella parte di interventi stiamo pensando a fare tutta una serie di iniziative che ovviamente oggi non erano pronte al 100% e quindi non ci sembrava neanche bello andarle a mettere in campo se non avevamo la concretezza del fatto, altrimenti facciamo i soliti politicanti che vendono fumo. Ovviamente per la sicurezza in questi anni abbiamo pensato di fare tanti interventi concordati con tutte le forze dell'ordine e forze militari perché era necessario creare anche una cabina di regia. Giusto per ricordare qualcosa, posso dire che abbiamo investito tanto sull'attuale tenenza dei carabinieri per dargli il giusto decoro, la giusta dignità anche in termini di sicurezza. Ci saranno anche delle novità nei prossimi mesi positive per la città di Gaeta. Abbiamo investito sul commissariato di polizia che finalmente gli diamo anche una sede dignitosa e quindi che vi possa permettere anche di lavorare bene tutte le forze dell'ordine, le forze militari. E abbiamo fatto degli interventi sulla sicurezza ambientale, penso tra poche settimane avremo il bando insieme in collaborazione alla Regione Lazio per mettere in sicurezza tutto il costone roccioso di Montorlano. Stiamo lavorando qui sulla parte dell'Arenale. Oggi presenteremo un progetto per contrastare, quindi di sicurezza stradale, su tutta quella che è la dorsale di Sant'Agostino, la dorsale principale, ma anche la dorsale interna, attraverso dei progetti con delle istituzioni quali per esempio l'Astral, che è un ente della Regione Lazio, e quindi qui suggerimenti importanti dell'Associazione Montecristo che ci hanno sicuramente supportato in queste iniziative. Diciamo una governance complessa perché è formata da tante istituzioni pubbliche ma anche da cittadini, ma una governance necessaria perché la città non si amministra da sola, ma la città si amministra insieme agli altri, se l'obiettivo è comune. Ovviamente andando anche a garantire, a rispettare quelle che sono purtroppo tutte le criticità, le difficoltà, e guardo tutte le istituzioni che abbiamo tutti, voglio dire. E quindi è bello che oggi ci siano tutti, la Marina, la Capitaneria, la Guardia di Finanza, Carabinieri, la Polizia Stradale e tutte le associazioni di categoria. Questo è un messaggio forte che la città di Gaeta oggi dà non solo ai suoi cittadini ma anche a tutti quelli che sono gli ospiti e tutti quelli che vengono da fuori. La città cresce se cresce la sicurezza, la città cresce in termini di vivibilità se cresce la sicurezza.
Tra l'altro, in una delle domande che mi sono state fatte dai giornalisti, mi ha chiesto: sindaco, questo progetto si inserisce bene anche dalla luce del fatto che la città ormai vive 365 giorni l'anno. Guardo le forze di polizia, perché ogni tanto con loro in mezzo alla strada dico: sindaco, quando ti fermi, che qui abbiamo un'invasione di turisti durante tutto l'anno. Ma credo che sia anche una cosa bella per tutti noi, una cosa bella anche da parte di tutti voi che vivete la città di Gaeta per un periodo, ma dove siamo tutti protagonisti, perché una città che non è sicura non è una città turistica, non è una città che garantisce una vivibilità e una qualità della vita. E quindi questo riguarda anche tutti i commercianti, oggi ci sono le associazioni di categoria presenti, e quindi è un messaggio anche importante che siamo tutti insieme e dobbiamo anche essere tutti insieme a sanare quelle che sono le criticità della città. Quindi, detto questo, passo ovviamente la parola a Felice D'Argenzo, ringrazio anche ovviamente tutti i miei uffici, dal comando di polizia locale, che ha sicuramente partecipato in maniera forte. Abbiamo proceduto a individuare, se non ricordo male, l'azienda che curerà tutto questo, questa messa in sicurezza, che è l'Italpol, e quindi vedo presente un suo rappresentante. Saranno realizzate tutta una postazione di controllo che sarà messa a disposizione in sinergia con tutte le forze dell'ordine, le forze militari che ne avranno necessità, e per cercare di svolgere meglio, ancora di più, il proprio ruolo. Io li devo ringraziare, perché qui negli anni le criticità non ce le abbiamo anche noi, non solamente noi comuni. A me fanno ridere quando c'è qualcuno che in maniera anche diciamo non offensiva ma provocatoria ci chiama tutti per dire perché non c'è la pattuglia di Tizio, di Caio, di Sempronio. Beh, perché le criticità, le risorse sono limitate per tutti. Ovviamente ognuno di noi nel proprio ruolo cerca di fare il massimo per garantire quelle che sono tutte le problematiche, e quindi chi si occupa della sicurezza a mare, chi si occupa della sicurezza a terra, chi si occupa di far rispettare le norme dalla strada al demanio, all'ambiente, eccetera, eccetera, ognuno ci mette il massimo nelle proprie posizioni. E noi dobbiamo essere felici di questo, che c'è una grande squadra sulla città di Gaeta che lavorano tutti insieme, insieme al comune, per cercare di garantire un livello di qualità della vita importante, alto. Quindi lascio la parola all'assessore D'Argenzo, così presenta nella specificità questa progettualità che vedrà tutta una serie di step nella realizzazione, ma immediatamente, oso dire, e prima dell'estate, ovviamente già avremo realizzato il primo step di appartenenza. Quindi ringrazio il mio comando, ringrazio la dirigenza degli uffici per averci dato la possibilità di partire immediatamente, e vi ricordo che il primo step di finanziamento è arrivato il 27 dicembre, vi dico solo questo, e quindi lì abbiamo avuto una problematica importante da poter risolvere, perché il 31 dicembre era a cavallo tra un anno e l'altro. Chi opera nella pubblica amministrazione sa che se quelle risorse poi non vanno spese, non vanno impegnate, come vedo Mauro dice arrivederci, vanno nell'economia, l'avanzo non si può applicare, diventava complicato. E di questo devo ringraziare veramente tutti gli uffici che hanno fatto dei salti mortali per procedere allo start-up di questa iniziativa. Prego Felice. Grazie sindaco, buongiorno a tutti. Come diceva il sindaco, siamo in presenza di un progetto che riteniamo ambizioso, che diciamo si interfaccia con tantissimi settori della nostra amministrazione. Parte dalla polizia locale e protezione civile, quindi ringraziamo il commissario Filippis, il dirigente, il comandante del corpo Renzi. Poi si interfaccia con il settore ambiente, quindi un contributo ci è stato fornito anche dall'ingegnere Monacelli,
e anche poi dopo col settore della cultura, l'informazione, le scuole, e quindi ringraziamo anche Giannacondo perché aver coinvolto, aver portato il nostro messaggio nelle scuole non è di poco conto. C'è una cabina di regia, anche l'informatizzazione, non è stato semplice mettere su questo aspetto, e devo dire che anche la dottoressa Gallinaro ci ha dato una grossissima mano. Dunque, il progetto si chiama Reita Sicura, un progetto integrato per la sicurezza dei cittadini. Vediamo quali sono le finalità: il miglioramento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale e il contrasto al fenomeno di abbandono dei rifiuti. Quali sono gli obiettivi che il sindaco, insomma, ogni giorno spinge ad avere? Rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, migliorare la capacità di controllo e tutela della sicurezza pubblica, monitorare le vie di accesso della città, controllare in modo più capillare il territorio, supportare le forze di polizia in tutte le attività di controllo e prevenzione, prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale e impedire il fenomeno di abbandono dei rifiuti. Quali sono gli strumenti che noi andiamo a mettere subito in atto? Diciamo che per rispondere al quesito del sindaco noi faremo il collaudo entro il 18 di marzo, quindi il 18 di marzo avremo già la prima... Io mi tengo sempre in alto! No, ma altrimenti perché devo dare alla società. Quindi noi andremo a realizzare una sala di controllo per la videosorveglianza cittadina, installazione di impianti di videosorveglianza sul territorio, nuovi dispositivi per il controllo della velocità dei veicoli, mezzi tecnologici per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti urbani e controllare il loro corretto conferimento. La centrale di controllo verrà realizzata presso a 6 schermi e server in alta definizione predisposti per la visualizzazione e memorizzazione dei flussi video provenienti dalle telecamere installate su tutto il territorio comunale. Sarà ubicata, a risposta dal tenente che ci teneva moltissimo, sarà ubicata in un idoneo locale presso il comando della polizia locale e sarà accessibile al solo personale incaricato e appositamente formato. Nelle ore di non attività di quest'ultimo il monitoraggio sarà effettuato dalla società di vigilanza Italpol, il tutto nel rispetto della normativa vigente. La privacy, esatto. Questa, diciamo, è l'indicazione planimetrica su tutto il territorio, i vari punti, i punti rossi, i punti di ripresa delle telecamere sulla viabilità, i punti verdi sono quelli delle piazze, villette, giardini pubblici che adesso poi andremo a declinare, il punto blu sono i sistemi di controllo della velocità presidiata e i punti gialli sono il nuovo sistema di rilevamento di velocità media e puntuale dei veicoli. Con l'immediata installazione di telecamere di controllo di viabilità nei vie di accesso della città si cerca di creare una sorta di perimetro virtuale a tutela della sicurezza dei cittadini. Il sistema di videosorveglianza consentirà di aumentare l'effetto deterrente della consumazione dei reati e di incrementare la prevenzione e repressione da parte degli organi di controllo che potranno rilevare il transito di auto che risultano rubate e sottoposte alla propria attenzione. Il sistema verrà incrementato e implementato con l'installazione di altre videocamere di contesto al fine di prevenire eventuali azioni di microcriminalità, sempre nel pieno rispetto della privacy. Le videocamere saranno posizionate su tutto il territorio comunale nei punti ritenuti più strategici, come parchi e villette pubbliche, edifici pubblici, luoghi di istruzione, di culto, zone di particolare affluenza turistica. Verranno utilizzate per contrastare il fenomeno dell'abbandono e del corretto conferimento dei rifiuti. Questo, diciamo, il progetto complessivo prevede 13 punti su tutto il territorio. Noi andremo a individuare punti 3 punti entro il 18 marzo. Adesso andiamo a declinare cosa ne faremo. Questi sono i punti: Locanda San Carlo, via Garibaldi e via Fontana. Sono i punti di accesso più importanti della città, quindi il perimetro virtuale che prima dicevamo. Cosa avviene a San Carlo? Quindi parliamo della lungomare Capodoro, la strada che è via Flacca, si interseca con via Maresca e con via Sant'Agostino. Qui avremo 5 telecamere in alta definizione che consentono di monitorare tutte le vie e tutti i transiti nel punto considerato. Questo è quello che vede l'occhio, questo lo schema visivo proprio. La telecamera andrà a vedere questa zona, questo percorso, questi luoghi. L'altro è via Garibaldi, una telecamera in alta definizione che consente di monitorare gli accessi e il transito del punto considerato. Un'altra via importante di accesso, questo è quello che vede l'occhio.
infine via Fontagna, che è anche questo un accesso importante. Qui avremo 3 telecamere in alta definizione che consentono di monitorare tutte le vie e tutti i transiti nel punto desiderato. Ecco, questo è l'occhio, lo scambio visivo, quindi per avere contezza della situazione. Non ci fermeremo qui, andremo a mettere a sistema le piazze, le villette e i giardini pubblici. Quali sono questi? Avremo piazza Mesa del Capodanno, piazza Trieste, giardinetti di Serago e villa comunale Giuseppe D'Aniello. Cosa avviene in questi luoghi? Questa è piazza D'Aniello, piazza Trieste e giardinetti di Serago. Qui avremo 5 telecamere in ogni sito, mentre su Mesa del Capodanno 3 telecamere in alta definizione. Abbiamo ancora altri punti, luoghi sensibili che andremo a mettere a sistema, che è la parte dove sta il comune e il municipio, piazza 19 Maggio, via Emanuele Filiberto e via Diaz. Non ci fermeremo qui, metteremo a sistema con strumenti ancora più innovativi il controllo al traffico limitato, la cosiddetta ZTL. Cosa avviene in questi punti? Su Pedra Medievale andiamo a potenziare e a mettere a sistema via Ignazio Bianco, via Vegani, via Nunziata, piazza Conca, piazza dei Capodoro e piazza Daniele. Invece su via Indipendenza andremo a monitorare i 2 parchi d'ingresso, il piazza della Libertà e quello di via Galigna, poi il parco Mercato del Pesce, il parco piazza Mare all'Arco, via 21, l'ufficio postale Villa delle Sirene e Salita alle Vigne. Altro aspetto che ci veniva sollecitato sempre dalla prefettura è il discorso alla incidentalità stradale. Cosa avviene? Cosa faremo? Andiamo a prendere 2 strade importanti, che è la via Sant'Agostino e la via Flacca. Sulla Flacca avremo l'installazione di un nuovo sistema di rilevamento bidirezionale della velocità media e puntuale dei veicoli. L'ubicazione è dal tratto 26.050 al 22.900. Poi sulle aree di sosta, che quest'anno, quest'estate ci hanno creato molti problemi, avremo in collaborazione con l'Astral l'installazione di videotelecamere in ogni area di sosta per il controllo dell'emergenza, quindi per andremo a mettere a sistema, tutte queste immagini arriveranno qui. La strada ha già fatto il bando, quindi entro l'estate anche questo va in cantiere. L'altra strada, questi sono i punti di ripresa sulla Flacca, la strada regionale e la direzione, diciamo, all'altezza dell'Hotel Summit. Qui è un tutor. Vai avanti. E questo è l'altro aspetto, in direzione Roma, sempre il sistema di velocità media e puntuale. L'altra risposta è, poi ci siamo sulla Flacca, subito dopo, diciamo, questo sistema di monitoraggio di tutora, prevediamo una serie di box dissuasori per il controllo della velocità presidiata. Questo è fino alla galleria di Sant'Agostino. L'altra risposta che ci veniva chiesta dalle associazioni di cittadini, che anche il sindaco chiede sempre, è in riferimento anche alla petizione che ha fatto l'associazione Montevista, se non mi sbaglio, è quella del tratto, che quest'estate ci sono stati moltissimi incidenti, moltissimi sinistri. Andiamo a prevedere box dissuasori, segnaletiche luminose, rallentatori ottici a banda sonora e attraversamenti pedonali rialzati. Il progetto è già cantierato, siamo già pronti per partire. L'altro aspetto che ci vediamo moltissimo è quello dei rifiuti, il conferimento. Qui andiamo a installare circa 40 telecamere mobili in alta definizione, finalizzata alla rilevazione delle discariche abusive e al contrasto dell'abbandono dei rifiuti su tutto il territorio cittadino, in aggiunta ai servizi di sorveglianza mirati, perché tra poco partirà anche il servizio delle guardie ambientali, eccetera. L'obiettivo è quello di prevenire ed eliminare azioni di abbandono e smaltimento illegale dei rifiuti. Queste telecamere, sindaco, sono le andiamo a posizionare per ogni punto, non sono fisse, ne andiamo a fare a secondo i punti delle esigenze che andiamo a posizionare. Le conclusioni di questo nostro progetto: rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, migliorare la capacità di controllo e tutela della sicurezza pubblica, monitorare il divieto di accesso alla città, controllare in modo capillare il territorio, supportare le forze di polizia, l'abbiamo già detto, prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale, impedire il fenomeno di abbandono dei rifiuti.
sono azioni fortemente volute da questa amministrazione ed indirizzate verso una città sempre più sostenibile e soprattutto sicura per i nostri cittadini e per i numerosi turisti. Vorrei ringraziare per ultimo, ma non per ultimo, anche il dottor Bevilacqua che ci ha reso possibile questa visualizzazione del progetto. Grazie per l'attenzione. Grazie, assessore. Ma soprattutto sono contento di una cosa, che anche la sicurezza va messa a sistema e quindi sono state viste tutte le sfaccettature di quelle che possono essere le varie problematiche. Ovviamente se avete degli interventi da fare ci fa piacere che interveniate per aggiungere ulteriori considerazioni e soprattutto se ci sono delle modifiche da fare a questa progettualità, noi siamo assolutamente disponibili a prendere in considerazione, poiché ritengo che voi siete proprio sul campo, quindi magari alcuni punti, alcune criticità possono essere anche analizzate meglio. Diciamo che siamo in work in progress, è un progetto che deve essere in costante modifica perché deve essere sempre di più adeguato a quello che è il contesto. Nulla ci impedisce, per esempio, che un giorno che abbiamo installato tutto questo, questa progettualità, magari ci rendiamo conto che bisogna integrare il progetto oppure adeguarlo diversamente, riproporlo diversamente. Questa deve essere la capacità di tutti di essere camaleontici, perché abbiamo un contesto territoriale che sicuramente il contesto di Gaeta è diverso dal contesto di altre città. Forse abbiamo una grande fortuna che abbiamo dei varchi, che nel momento in cui presidiamo i varchi d'ingresso sicuramente questo ci dà una forte mano per far fronte a quelle che sono le esigenze. Detto questo, se avete degli interventi da fare vi passo la parola, se non li avete io vi ringrazio per la presenza. Sinceramente la vostra presenza compatta, forte, tra l'altro c'è anche rappresentanza della base americana, anche oltre che della Marina, della base della Marina militare, quindi ci siete tutti e questo è di grande conforto per noi, perché questo ci dà sicuramente quella giusta spinta, quella giusta energia per andare avanti e continuare a fare meglio, e questo l'Unione fa la forza, tutti quanti insieme possiamo sicuramente, buongiorno, possiamo sicuramente fare ancora più fronte comune. La stessa cosa dico ai commercianti. I commercianti hanno un ruolo fondamentale perché anche loro paradossalmente sono sempre sul pezzo, sul territorio, e quindi magari possono essere dei buoni osservatori, possono essere sicuramente quelli che ci possono segnalare le cose che vanno e non vanno. Quindi veramente grazie a tutti per la presenza, credo che oggi abbiamo aggiunto un altro tassello fondamentale per migliorare la vivibilità di questa città, che è un po' l'obiettivo comune di tutti quanti. Grazie, buon lavoro, e grazie a tutti i mass media per essere venuti, siete sempre presenti in massa, e questo anche è un servizio fondamentale che diamo alla città di Gaeta, a tutto il territorio, perché poi le progettualità vanno portate a conoscenza e soprattutto va lanciato un messaggio: se si rispettano le regole avete un'autostrada, ma se non rispettate le regole prima o poi vi prendiamo o noi come amministrazione comunale attraverso i nostri organi oppure le forze dell'ordine e le forze militari presenti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.